Ecco, Ferrari pensa che ci sia ancora spazio per un'evoluzione dal punto di vista della tecnologia di stampa. È scontato che le stampanti di nuova generazione non abbiano tutta una serie di difettologie che c'erano in precedenza, però dal punto di vista della produttività, della flessibilità, c'è ancora spazio di miglioramento. Per questo che, pur se si tratta di investimenti ingenti, abbiamo creduto in una nuova tecnologia che permette di offrire le performance che sono richieste alle attuali tecnologie di stampa, aggiungendo flessibilità e produttività, in particolare per quanto riguarda la decorazione e gli effetti. Full digital ci si arriverà gradatamente, il mercato chiede, tutti i produttori sono attenti alle richieste del mercato dei clienti, sebbene in passato ci sia stata una proposizione forse prematura, in questo momento se si arriva ad avere tecnologie di stampa affidabili e stabili si potrà avere indubbiamente uno sbocco anche in quanto a smaltatura digitale o finitura di piastrelle in maniera digitale. Diciamo che il discorso coinvolge sia le tecnologie di stampa che i colorifici che i ceramisti stessi per capire quali saranno le prime applicazioni in cui si potrà veramente fare full digital, a patto, noi crediamo, di diminuire le quantità in gioco in modo da rendere convenienti le applicazioni e anche da dare un certo valore aggiunto che consentirà al mercato di apprezzare questa nuova tecnologia. Pensiamo che da un lato l'estetica sia in fondo una delle soluzioni che oggi i grandi gruppi ceramici attuano per diversificarsi e per far sì che il digitale riesca a convivere con una personalizzazione dei prodotti. Dall'altra parte la flessibilità di utilizzo è oggi quella che ci è richiesta dalla maggior parte dei nostri clienti, dove all'atto pratico si riesce ad arrivare al digitale in pochissimo tempo, ma ancora la gestione del digitale in termini di tecnologie e di costi operativi sconta qualche margine di miglioramento.